Per il 2017 è l'occasione propizia per incontrare Francesco Frova, che è il responsabile per la Francia di NNW, con un incarico molto più vasto, ma di questo poi parleremo dopo, perché abbiamo nel frattempo da parlare di questa manifestazione del ritorno di Vanity Fair 2000 con l'edizione 2017 e dei modelli che voi siete venuti a presentare in questa edizione. Buongiorno Francesco. Buongiorno e buongiorno a tutti i telespettatori, grazie di questa opportunità e di questo appuntamento che rinnovi. Allora, siamo molto contenti, anche se siamo verso la fine dell'ultima giornata di questa fiera, del risultato di questo evento. Che la sensazione forte è quella di aver ripreso una posizione internazionale di questo evento vending, che aveva forse negli anni precedenti perso un po' di attenzione e di interesse, e questo invece sembra essere un momento di rilancio non solo dell'evento, ma mi piace pensare forse del mercato intero a livello europeo. Grazie quindi anche a NAVSA, che sicuramente ha ripreso le redini di questo grande happening, di questa grande manifestazione, rilanciandola con temi importanti. Devo dire che girando per la fiera troviamo interessanti novità da un punto di vista tecnico, quindi da parte di tutti i principali espositori, grande interesse da parte del pubblico che sta visitando numeroso questo grande evento. Direi che anche la serata di ieri, che un po' ha sancito definitivamente questo successo, è stata estremamente interessante e piacevole, con una partecipazione abbondante. Quindi voglio pensare che questo sia un po' il momento di ripresa verso un mercato che si rilancia con una grande prospettiva verso il futuro, di questo noi ne siamo convinti. Io mi permetto di dire un rilancio che non è solo francese, un rilancio che non si ferma a questo territorio, ma parte innanzitutto dall'Italia e si estende in tutta Europa. I segnali ci sono tutti, Francesco? Assolutamente. Beh, pensiamo che insomma i nostri vicini, oggi parlo un po' da francese, ma i nostri vicini italiani stanno vivendo un momento particolare con la certificazione dei corrispettivi nel mercato, che secondo me è un momento di grande maturità. Questo sicuramente è un'ulteriore prova del nostro mercato che si sta evolvendo, che sta andando verso un modo più moderno di presentarsi al grande pubblico, e quindi sta sfruttando le ultime tecnologie anche per dialogare con chi, col fisco, con lo Stato, e quindi secondo me è un momento di maturità proprio del vending, ed è così che credo debba essere vissuto, perché abbiamo delle tecnologie che permettono di rendere le macchine fruibili, collegate in modo trasparente, chiaro e diretto come con quello che devono essere ovviamente le istituzioni, e credo che insomma bene che sia successo in Italia, perché è sicuramente un mercato che rappresenta bene il vending europeo e che più degli altri si sta dimostrando attento a queste evoluzioni tecnologiche. Quindi secondo me è un momento importante di passaggio, direi forse epocale, ma che viviamo con grande spirito di innovazione e orientati al futuro. Quindi innovazione tecnologica che è sempre più presente nelle macchine di NNW e in questa manifestazione, in questa edizione 2017 di Vending in Paris, ne avete presentate davvero tante. Assolutamente, guarda, io comincerei questa chiacchierata con te offrendoti un caffè, come credo che sia... Finalmente qualcuno ci pensa qui a Parigi, se non ci pensa lui a darmi un espresso fatto come Dio comanda, attraverso un distributore automatico, prego, prego. Guarda Fabio, adesso io prendo il mio telefono. Facciamolo vedere anche a loro innanzitutto, fallo in diretta proprio davanti alla telecamera. Su un'app il caffè espresso all'italiana e vedi che... La concerto dietro di te sta partendo con un'erogazione di un espresso ristretto. Voi non lo sentite, ma da quest'altra parte è partita la macinatura del caffè e l'erogazione dello stesso una volta caduto il bicchiere, la palettina e lo zucchero. Quindi Fabio, non preoccuparti, adesso offre Necta, quindi ecco l'espresso che è in produzione. Questo per introdurre una delle principali novità. Allora abbiamo Concerto, che è una macchina per noi importante all'interno della nostra gamma, che entrerà
a breve allargando questa gamma di prodotti con l'utilizzo di un sistema touch che quindi va a sostituire la pulsantiera tradizionale. Questa soluzione tecnica l'avremo anche su Opera, che è un'altra macchina centrale dentro la nostra gamma. La cosa importante che non si vede dietro questo touch in realtà è la nuova tecnologia che lanciamo circa un anno fa con la Viteborg 9100, che è questa nuova piattaforma che permette di rendere la macchina molto più flessibile con questo tipo di utilizzo verso l'utente finale, ma soprattutto una serie di vantaggi e di apertura dei menu verso l'utente tecnico, quindi il tecnico e l'operatore che possono interfacciarsi sulla macchina con qualcosa di estremamente moderno. Direi che è una macchina sempre più easy per il consumatore, ma anche per il personale tecnico che deve intervenire per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Assolutamente, da un punto di vista sia tecnico ma di configurazione della macchina, l'utilizzo del touch ci permette di accedere molto, molto più semplice ed efficace, e questo è presentato, diciamo, in dettaglio con una serie di strumenti che abbiamo a bordo del nostro stand, proprio per far vedere che cosa il vending può diventare e come queste nuove tecnologie possono essere applicate. Io ne approfitto nel frattempo facendo il giocoliere. Bravissimo. E prendendo il prodotto erogato, che è tanto, davvero tanto invitante per l'odore, ma lo prendo dopo col tuo permesso, perché mi aspetto ora che tu vada a presentare le altre cose che sono presenti qui sul vostro stand. Guarda, te le riassumo velocemente. Allora, abbiamo visto Concerto interfacciato con la nostra applicazione e abbinato al sistema touch. La stessa cosa sarà presente, ti parlo dei prossimi mesi, quindi saranno disponibili sul mercato a cavallo dell'estate. Avremo Opera, quindi equipaggiato con la stessa tecnologia. Abbiamo qui vicino la soluzione diciamo di collegamento via il sistema Televend in remoto delle apparecchiature, quindi un controllo remoto della gamma di prodotti Necta. All'interno dello stand troviamo anche Canto, che qui abbiamo presentato nella versione, diciamo, full optional, quindi dotato di una doppia torretta bicchieri, quindi per poter abbinare il bicchiere più corretto alla bevanda che si vuole selezionare. Parliamo di quale tipologia di bicchieri? 166 automatico certamente, e poi? Allora, abbiamo in questa soluzione 9 once in cartone, ma la macchina ovviamente può poi accettare con l'opportuna regolazione un bicchiere da 100 più piccolo per l'espresso all'italiana tipico, andando fino al 12 once per quelle bevande più lunghe, se si volesse. Il to go. Per esempio, il concetto del coffee to go è assolutamente riproponibile all'interno della macchina. La macchina è dotata del doppio espresso, quindi la possibilità di scegliere tra due tipologie di caffè, ad esempio un caffè sociale ed un caffè a marchio, per differenziare l'offerta. Abbiamo all'interno un nuovo sistema di produzione di tè in foglie, quindi per portare qualità anche sulle bevande che fino ad oggi vengono presentate solo con un prodotto solubile. Il tutto condito da un sistema di kit sciroppi che permette di aromatizzare e di aggiungere quindi quelli che sono i caffè gourmet, le boisson gourmand come si chiamano qui in Francia, aggiungendo dei flavor, quindi dei gusti, a qualsiasi tipo di selezione. Quindi queste sono tutta una serie di tecnologie che troviamo all'interno della stessa macchina. Proseguendo sulle tecnologie disponibili e le novità di questo stand, abbiamo nell'area snack la Mambo, quindi che è una new entry nella nostra gamma prodotti, è un grosso snack, quindi entriamo nel mondo delle macchine a 12 spirali. In realtà Necta ha deciso in questo ambito di non andare su una grossa macchina con un unico vassoio, ma di creare due celle separate e distinte all'interno della macchina, che ci permette di regolare con maggior flessibilità il layout dell'apparecchiatura. Quindi io posso avere due celle che possono avere delle soluzioni di layout e di presentazione di prodotti separate e distinte, una zona 04 e una zona magari non food, ad esempio. Il tutto con una nuova tecnologia all'interno che abbiamo sviluppato con la società Magex, che permette di avere un tapis roulant in alternativa alle classiche spirali, questo per sganciare prodotti di taglia ancora diversa. Quindi abbiamo un vano caduta che è stato ampliato. Il tutto finisce all'interno di un vano previo prodotto molto più ampio, che permette quindi il recupero facile da parte dell'utente finale. Abbiamo una serie di novità nell'ambito della gamma Samba, che qui viene dotata del nostro sistema touch, quindi la nostra macchina faro all'interno della gamma delle macchine 1,83 con vassoio d'otto spirali, che oggi ha un sistema touch per poter interfacciarsi col cliente non solo per la selezione, ma anche per dare tutta una serie di informazioni nutrizionali o pubblicitarie per l'utente finale. Quindi questo che arricchisce quindi la nostra gamma. Poi abbiamo tutta una serie di novità anche nel mondo della nostra gamma Oreca. Abbiamo Crea, che è un prodotto importantissimo che sta riscuotendo un enorme successo, che sempre a cavallo dell'estate avrà una nuova versione con una nuova estetica, che si chiama quindi Crea Prime, declinata nella versione tastiera capacitiva
e tastiera touch, quindi anche nella gamma Oreca entriamo in modo preponderante col concetto della tastiera e della pulsantiera touch, quindi avremo una versione touch di Crea di questa macchina che sta riscuotendo grandissimo successo sia nel mondo delle prime colazioni ma anche nel mondo dell'office coffee service col concetto legato ai coffee corner. Coffee corner che qui viene presentato con una soluzione da noi studiata per il mercato francese, quindi per quei clienti che vogliono testare l'utilizzo di una macchina in self-service in modalità office coffee service, quindi all'interno di un posto di lavoro, abbiamo una soluzione che permette di arricchire il punto vendita con tutti quelli che sono gli accessori che vanno insieme alla macchina. La nostra gamma Oreca si arricchisce anche di Calea, che è una macchina nuova che inseriamo in gamma tra la Carisma, che è il nostro prodotto top di gamma, e la Crea, che è il prodotto intermedio. Abbiamo all'interno una macchina che si presenta con una serie di soluzioni tecniche dedicate, ovviamente il tutto abbinato anche con latte fresco nel caso in cui ci fosse questo tipo di esigenza. Quindi possiamo dire ufficialmente che il vending è in piena evoluzione, ma quanta creatività del vostro ufficio tecnico e sviluppo, Francesco? Ma assolutamente, allora noi rimaniamo fedeli alla nostra filosofia che la soluzione tecnica possa essere il punto di partenza per un rilancio del mercato, per la creazione di un nuovo mercato, per l'aumento della marginalità e della profittabilità dei nostri clienti. Crediamo che sia importante questa funzione, ecco perché la nostra azienda conferma anche quest'anno, e sai che stiamo festeggiando il primo anno del nuovo azionista all'interno della nostra azienda, confermiamo degli investimenti di ricerca e sviluppo assolutamente importanti. Il 5% del nostro fatturato del gruppo viene reinvestito e quindi quello che ti ho appena descritto sono un po' il risultato degli ultimi lavori fatti, ma la nostra azienda continua in questa filosofia proprio per fornire sempre più agli nostri clienti degli strumenti aggiornati con le nuove tecnologie e nuovi per poter differenziare l'offerta sul cliente. Beh, le sorprese direi che non finiscono qui, perché io prima ti ho presentato come responsabile per la Francia, direttore generale dell'area francofona e della Francia nello specifico, ma pochi minuti fa ho avuto il piacere e la sorpresa di conoscere poi il nuovo responsabile. Esattamente, questa è un'altra novità importantissima di Vending Paris. Allora, io nella realtà prendo la posizione come responsabile dei mercati del Sud Europa, che è un'area importante perché comunque rappresenta un fatturato direi superiore al 50% del nostro fatturato del gruppo, quindi comunque un valore importante. E la vera novità è che Guillaume Borione, che molti del vending conoscono, ritorna a casa, quindi da gennaio Guillaume è rientrato dalla missione all'estero che aveva sviluppato per il nostro gruppo e prende la direzione generale della filiale, quindi per noi un mercato estremamente importante, e l'obiettivo è proprio quello che lui possa arricchire di questa esperienza internazionale che ha fatto questo mercato per noi che ha assolutamente ancora tanto da sviluppare. Ma vediamo, ecco Guillaume, magari ve lo presento direttamente. Facciamola questa carambata, facciamola entrare in campo. Vieni qui Guillaume. Guillaume, buongiorno. Buongiorno. Grazie Francesco, grazie. Guillaume Borione è un volto nuovo per gli amici di VendingTV.it, in genere dico nome, cognome, azienda e funzione. Ecco, per te faccio un caso a parte. Diciamo che ti do il privilegio di parlare per 300 secondi per dire chi sei, da dove provieni e che cosa hai fatto negli ultimi 25 anni. La vedo dura? Sì, grazie mille. Buongiorno, mi chiamo Guillaume Borione, sono francese e mi dispiace per la qualità del mio italiano. Tranquillo, tranquillo, vai, continua. Ma sono divenuto americano perché dopo di 25 anni ho fatto molte cose per il gruppo N&W. Sono entrato nell'anno 92 come direttore generale della sede francese. Ho visto molta modificazione del nostro gruppo, l'introduzione della Venezia, abbiamo fatto l'integrazione della Wittenborg e dopo abbiamo deciso di sviluppare un nuovo mercato. Sono andato con la mia famiglia per l'America del Sud, aprire una filiale in San Paolo, Brasil, e dopo di 3 anni, viaggiando di nuovo per gli Stati Uniti e aprire la nostra attività negli Stati Uniti e in Canada. Adesso sono ritornato qui, in Francia, e sono molto contento perché dopo di 25 anni ci sono sempre una equipe con N&W che funziona meraviglioso, ci sono sempre clienti o figli di clienti
che lavorano con la nostra macchina, è un piacere, davvero. Beh, io devo dire che intanto avrete notato che il suo italiano è, supera di gran lunga la sufficienza, perché lui è di origine italiana, la sua famiglia è di origine italiana, poi ha avuto il coraggio e l'audacia di andare in giro per il mondo negli ultimi 25 anni per una missione davvero molto ardua, quella di sviluppare i mercati stranieri, alcuni dei mercati stranieri per N&W. Guillaume, per noi naturalmente c'è l'augurio per te, per il tuo futuro, affinché questo riconoscimento, che io ritengo un giusto riconoscimento, possa premiarti ulteriormente con grandissimi risultati sul mercato francese. Non possiamo che fare in modo da riproporre al prossimo appuntamento francese un'intervista con te, per sapere poi che cosa è successo nel frattempo, nel corso della tua direzione, e ti consento a questo punto di salutare tutti gli amici di Vending TV e VendingNews.it che oggi hanno conosciuto una figura professionale eccellente. Molto grazie, ci vediamo in 2 anni. Ci vediamo fra 2 anni, nel frattempo invito nuovamente Francesco Frova a venire qui per salutare insieme gli amici di Vending TV e VendingNews.it. Grazie a tutti, grazie dell'attenzione e a presto al prossimo evento. Grazie mille, ciao a tutti. Grazie Fabio. E di cosa? Allora, noi nel frattempo continuiamo, voi non andate via, perché dopo questa scorpacciata di novità e un caffè che forse nel frattempo si è fatto freddo, ma io lo prendo lo stesso perché lo apprezzo moltissimo, vi invito a non andar via, perché noi continuiamo per presentare altre novità qui a Vending Paris 2017 attraverso microfono e telecamera.